nostri visti di gabbiani sull'acqua della baia. Abbiamo visto Monte Cassiano, un borgo a 11 km da Macerata, ai margini delle zone colpite dal terremoto. Per fortuna però a Monte Cassiano non ci sono state vittime, ma solo danni agli edifici che hanno lasciato però intatta la bellezza del borgo. Certo, il sisma si è sentito in modo molto forte anche a Monte Cassiano, lo shock è stato grande. Ma il nostro pensiero ora va ad Amatrice, a Norcia e agli altri borghi feriti dal terremoto. L'augurio è che questi borghi tornino a vivere al più presto, ma non basta. Noi vogliamo che nelle prossime edizioni di questa trasmissione ci siano in gara i borghi colpiti dal terremoto, ricostruiti belli come prima. E si può fare. Meraviglia, Filippo, ma questa loggia pazzesca, meravigliosa, che cosa serviva? Detta del banditore. Prova un po' a parlare a 1500 persone qua sotto, ti danno tutti retta. Ci provo? Tu provaci. Popolo! Lo splendore, non mi finisco mai di stupire, queste meraviglie, questi affreschi, questa si chiama la stanza delle oche. La stanza delle oche, ogni riferimento è puramente casuale. Ovviamente. È una decorazione straordinaria dove noi dovremmo essere in grado di immaginarci come sarebbero questi palazzi se avessero ancora tutta la loro vasta dimensione di affreschi, certo. Perché era tutto un mondo decorato, tutto un mondo colorato. Ecco, ma secondo te qual è l'epoca più gloriosa, più alta per i borghi italiani? È proprio questa, il 200. Il 200? Il 200, perché è l'epoca in cui si inventa la borghesia nei borghi. Filippo, allora la stanza dello schiaffo, stanza con un carico, con un'importanza storica veramente rilevante per il nostro paese. Perché cos'è successo qua? Qui sostanzialmente si conclude la grande indipendenza del papato nel XIII secolo. Inizia con Innocenzo III ad Adani, che diventa autonomo rispetto all'impero, e si conclude con l'inviato della monarchia di Francia, che è Dana Sberra, al papa Bonifacio VIII. Lui si dispera talmente che poco dopo muore. Ma è vero che è morto di umiliazione? Sì, è morto per il sentito. È morto per disperato. La perdita del potere può portare alla morte. Va bene, noi, su queste note diciamo andiamo avanti con la nostra classifica del borgo dei borghi, invece allora andiamo a scoprire quali sono i borghi che si sono piazzati alla posizione numero 7 e numero 6.